Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Lovage. Siamo appena rientrati, quindi siamo un pochino così. Però come mai non siamo nella nostra solita postazione video? Ma io che cazzo ne so, scusa. Perché siamo andati a fare in cu... Sodo... Cos'è questo linguaggio? Allora raga, dobbiamo uscire di nuovo. E in questo video speciale, in questo video meraviglioso, dove ogni tanto questi due orsi escono dalla loro tana, abbiamo finito l'inverno. Siamo usciti dalle tane. Sì, fa caldo, infatti. Abbiamo deciso. Abbiamo deciso di portarvi con noi al nostro ristorante cinese di fiducia. Volete venire? Se non volete venire, statevi a casa vostra e non rompete le palle. Detto questo... E quindi significa che devono skippare il video. Sì. Oh, ma sta uscendo una nuova foglia al potos. Non ce ne frega niente. Detto questo, ragazzi, venite insieme a noi. Venuto. Vi portiamo... 2000 years later. Allora ragazzi, per la prima volta vi portiamo al nostro ristorante cinese di fiducia, sito a Brindisi. Allora, cosa abbiamo ordinato, Sodo? Tutto, è il ristorante se siamo mangiati. A carta delle bacchette. Abbiamo già mangiato le nuvolette, che sono sempre omaggio. Poi abbiamo fatto una sorta di buffet di... No, buffet, come possiamo dire? Un po' di tutto di ravioli. Dato sì, che una noi degustazione di ravioli. Una degustazione di ravioli. Ovviamente vi faremo vedere tutti i piatti. Attualmente il mio piatto è così. È disordinato. Non so come se mi spiego. Abbiamo ordinato la nostra meravigliosa Tsing Tao. E quindi ora vedremo. Giusto? Yes. Abbiamo fame? Vedremo. Gnam gnam. Partiamo da questi meravigliosi shaomai. Ovviamente per chi non lo sapesse hanno il gambero dentro e il pisellino. Qui poi abbiamo i ravioli di carne al vapore. Questi sono i kung fu. Che cos'è che c'era nei kung fu? Non lo so, sono porcellosi però, sono buonissimi. E poi quelli che piacciono a me, che sarebbero quelli di cristallo, sempre col gambero, però hanno una pasta più morbida, più che si scioglie in bocca. Un po' di riso sembra, forse, no? Sai, assaggia, Sodo, assaggia. Qualcosina, cosa vorresti assaggiare per primo? Diteci cosa volete che Sodo assaggia. Ah, no, non siamo in live. Ti vengono spontanee queste battutone. Sei nato simpatico o hai studiato? Vado? Prego. Dai, Sodo, fallo sciogliere in bocca. Salsa di soia. Oddio, sembra una riduzione di salsa di soia. Gnam. Com'è? Buono? Ci piace? Scordano. Sono bollente ancora. Ora vediamo, io voglio assaggiarne uno io. Io devo ancora scartare queste. Ovviamente facci non vedere che come le... facci vedere come si aprono le bacchette. Per prima cosa si aprono per bene. Ta-da! E poi si sceglie quello che si vuole mangiare. Quale vorresti mangiare? Vi faccio vedere questo allora. Che cosa vi dico ragazzi? Niente, mangio. Ma sono bollenti, non è che mi sciolgo la bocca. Come sono? Bollenti. Ho l'Etna in bocca. Buonissimi. Ma non so cosa c'è in più. Penso che ci sia una verdura, tipo come hai detto tu, un fungo o qualcosa. Ci informeremo ragazzi, ve lo faremo sapere. Però Sodo, ricordati di chiedere. Non so se mi spiego. Questo è il raviolo al vapore. Guardate com'è.
è succoso dentro. Guardate, vedete che meraviglia. Molto importante che siano ben cotti, e la pasta è molto, cioè non molto cotta, è cotta molto bene. E dentro però devono rimanere così succosi, sennò poi sono stopposi, brutti. Quelli che avevamo fatto noi erano stracotti. Guardate sotto cosa combina. Ogni volta ha paura, ovviamente, che io le freghi il cibo e se li mette tutti nel suo piatto. Mi piace avere tutto bello classificato. No, hai paura che io mi mangio il tuo cibo. No, almeno così ho la visione dell'insieme. Ammettilo. Voi cosa ne pensate, raga? Sì, perché tu mi rubi sempre il cibo. Tu giarda, come sei cattiva. Non riesco mai di cambiare. Assaggia, facci sapere cosa ne pensi. Il problema è che lui comunque rimane. Ovviamente ora ascoltate anche la telefonata del tizio dietro. Sono dolcissimi. Piace? Sono deliziosi, sì. Dovete sapere che sotto di solito lascio il pisellino delle cose che... L'hai lasciato il pisellino o l'hai mangiato per primo? Sta imparando a mangiare anche i piselli, quelli verdi, quelli vegetali. Cosa ho detto di male? Ciao. Sono ribelli, dato che io mi stavo lamentando del caldo, ho deciso di ordinare come primo piatto un bel piatto di ramen, ovviamente, cari. Mentre Sodo cosa prende? Una risola cantonese, ovviamente. Sì, ovviamente, una delle cose più scontate che uno può mangiare dal cinese. Lei lo prende. Bugiarda, non avevi voglia. Ho voglia di dire che sono cantonese. Mm. Soprattutto per dimostrare che i pisellini li mangio. Non chi dice che li pisca. Non l'abbiamo mai messo in dubbio, Sodo. Tranquilli. Ora vi faccio vedere i piatti. Eccoci qua le nostre meraviglie, ovvero un bellissimo piatto di riso alla cantonese e un bellissimo piatto di ramen. Cos'è che mi piace, raga, del ramen? La cosa che mi piace di più? L'ovetto marinato nella salsa di soia. Secondo me, raga, è una delle cose più buone che ci possono essere. Oh, senti, qualcuno ti ha dato il permesso di prendertelo? Ci condivide, l'amore. No, no. Stavo mangiando un pisellino. Tu si sta sfurzata. Ops. Eppure è caduto. Male, Sodo, male. Aspetta. Non ci piace sta cosa. Aspetta, mangio pisellino. No. Va bene, aspetta. Sa di piselli. Wow. Iniziamo a mangiare il nostro ramen. Ragazzi belli, diciamo che c'erano due possibilità: o prendere il ramen quello piccantissimo o quello classico. Diciamo che io volevo assaggiare quello piccante. Quello dice che è troppo piccante e non voglio sputare fuoco. Comunque questo è il ramen. Ah, vabbè, non riesco a farvelo vedere bene, però vabbè. Assaggiamo. Pezzo di carne. Ma non sembra maiale, sembra anatra. E un po' di alga. Vediamo solo. Facci vedere come si mangia il riso con le bacchette. E non si prende tutto sto riso in un botto solo, Sodo. No, devi riuscire a mangiare chicco per chicco. Sono un angelo o un'aquila? No, è uno stronzo. Dai, afferra un chicco, vediamo se ci riesci. Forza, Sodo. Due sono, non barare. Un chicco. Ora sentirete un bestemmione da parte di Sodo. Beh, cosa ne pensi? È buonissimo come al solito. Era buono quel riso, era tostato. Mm-hmm. Il problema qual è? Il problema è mangiare il riso con le bacchette. È molto finché difficile. Sono gli spaghetti, sì. Finché sono. Finché però è sushi. Il riso con gli spaghetti, il riso con le bacchette.
Yum. Qualcuno ha fatto lo sborone, si è mangiato l'uovo e sta... Mi sto strozzando. Allora raga, vi volevo far vedere l'ovetto. Poche parole, loro lo fanno marinare nella soia e diventa così. Ma non so come farvelo girare. Aspetta, in un modo o nell'altro ci riuscirò. E diventa tipo così nero. È proprio buono, 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 buono. È più saporito. Io so che fanno anche tipo l'uovo centenario. Tu l'hai mai assaggiato? No. Fai sempre un uovo tipo nero, diventa, non lo so, raga. Dateci informazioni. Però dice che tipo è come se fosse scaduto, non ho capito. Tipo sta a fermentare. Non lo so, non voglio dire stronzate. Appunto. Mangia, quindi... mangia questo bel ovetto. Stavolta non faccio l'ingordo, penso sono un pezzettino. E poi c'è questo. Vabbè. Assaggiamo il brodo. Cinzetto, aspetta. Madonna. È favoloso il brodo. È proprio buono. Vuoi assaggiare? No, magari, forse fa troppo caldo. Ciao. Con questa faccia sconsolata, ecco a voi. Oh. Gambelletti di pasta da... Dai, Sodo, assaggiane uno. Sì, assaggiane uno. Assaggiane uno. Salsa agrodolce. Voglio cucciare. Ovviamente Sodo ha detto che io non ne posso mangiare manco uno. Sì, sì. Quella stonza. Dai, 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 cucciala. Sento già che scottano, non lo so se li voglio dai, mangiare. Dai, assaggia, 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 assaggia. Come sono? Buonissimo. Questo è l'ultimo piatto della serata, raga. Quindi vi dovete accontentare. Ma questo video lo chiamiamo un mukbang, no? Sì, ovvio, sì. È un mukbang. Vi portiamo con noi al nostro ristorante cinese di fiducia. Mamma mia. E li abbiamo presi in pastella, non in tempura. Sono diversi? Cosa cambia? Beh, la pastella da, tipo quella dei funghi fritti, del gelato fritto. Dovete passare, raga, Brindisi, Dragone d'Oro. Ah, gnam, piazza gnam. Di Summa, no? Sì, sì, piazza di Summa. Prova, prova. Proviamo. Ah, pensavo... Sentite com'è crispy. Brucia. Non te l'ho detto che brucia. No, ma lo sto rovinando secondo me così. Te l'ho detto che brucia. Poi tu l'hai mangiato quasi intero. Non sai cosa ricorda. La pastella del gelato fritto. Te l'ho detto, ricorda la pastella del gelato fritto. Molto buona, però ci piace. Preferisco però il tempura, eh. Sì. Ciao. Questa è la faccia di due persone che stanno rotolando. Ma allora raga, volete sapere un aneddoto molto simpatico? Eravamo in macchina. Noi non conoscevamo questa canzone. Tutta una volta la macchina di mio padre parte sta musica. Rotola, rotola. Ovviamente... È la nostra canzone. È la nostra canzone, è il nostro stile di vita. Ovvio. Allora, raga, come vi ho detto, quello è il ristorante. Quello Dragone d'Oro. Bianca, la luce bianca del ciliegio. Dragone d'Oro Brindisi, mi raccomando. È l'unico in città che fa ancora cinese, tutti gli altri giapponesi. Abbiamo parlato e i ravioli li fanno loro a mano. E si sente, ragazzi. Si sente, sono diversi tutta da quelli che cosa. Mangiate. Ma molte cose le fanno loro, non sono cose surgelate. E per quanto riguarda i kung fu, che dovete assaggiare assolutamente, sono con carne macinata, se non erro cipolla e funghi saltati cinesi.
sono favolosi. Comunque raga, spero che vi sia piaciuto questo video. Purtroppo abbiamo ci saranno biscotti della fortuna, vogliamo aprirli e leggere insieme il biglietto? Sì, aprili tu. Beh, questo è mio ed è bello. Assumerai nuove responsabilità al lavoro. Sì, non si legge, Sodo, non si legge. Vediamo il tuo. Prego, Sodo. Allora, scarta il biscotto, scarta il biscotto. Comunque inutile dirvi che fa un caldo assurdo. Ho preso il ramen e ho fatto la sauna. E lo sapete che cosa ha detto Sodo? Non è che mi ha consolato. Ha detto: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Mangia, ma io posso sposare una persona mangia del così genere? Sta zitto. Allora, bello. Lo so che sono bello. Siete un appoggio importante, quasi indispensabile. Top. Io sono indispensabile. Mangia l'altro biscotto. Ciao ciao tesori. Ciao. Ciao. Buona fortuna a tutti. Buona fortuna.